La mia cara sorellina è stata in Giappone per quasi un mese e durante il suo viaggio continuava a mandarmi fotografie di tutto ciò che vedeva. Mi ha mandato le fotografie del treno di Evangelion, mi ha mandato le fotografie di vari negozi, tra cui magliette a tema anime, mi mandava un sacco di cose. Però la cosa più bella è quando è tornata con tutta sta roba che adesso vorrei mostrarvi molto semplicemente. Iniziamo con le cose che non sono mie. Prima di tutto, questa piccolissima calamita per mia madre. Molto carina, molto molto carina, veramente. Per mio padre invece gli ha portato un kimono e un sake, con il quale entrambi si sta gongolando di essere giapponese. Per me invece cosa mi ha portato? Beh, iniziamo dalle cose un po' più easy. Iniziamo con lattine di vario genere e di varie marche. Non solo le lattine, mi ha portato anche un po' di cibarie. Le quali vorrei provare. Questi sono piselli ricoperti di wasabi e voi siete delle persone orribili che avete già pensato male. Oh! Non l'avrei mai detto che i piselli secchi sapevano di pistacchi, soprattutto ricoperti di wasabi. Siamo sicuri che siano piselli, non siano pistacchi? Non lo so. Poi queste, non ho idea di cosa siano, credo siano delle micro patatine, non ne ho idea. Anche se in realtà mi sembrano più dei noodles. No, sono patatine. Sono tipo la versione, quelle sottili sottili delle patatine San Carlo, però ancora più sottili. Poi queste, delle classicissime Pringles, però a quello che credo sia wasabi, perché non ne ho idea. L'odore non mi dice tutt'altro, mi dice pastella. Però il sapore è wasabi e sushi. Non è male. Queste non le aprirò perché finiscono in collezione insieme alle altre. Passiamo a un'altra cosa. Mia sorella mi fa: vuoi anche qualche manga dal Giappone? Io già gli avevo detto: sì, se riesci trovami magari il primo numero di qualcosa e io sono contento. Mi ha portato 4 manga, nello specifico 2 di una serie, 2 di un'altra. Come potrete già immaginare, una di queste due è Evangelion. L'altra invece non mi aspettavo che mia sorella mi portasse ciò. Sono i primi 2 numeri della serie di Sword Art Online. Questa però della serie di Rosario, ovvero la parte finale di Sword Art Online 2. Mentre questa non so di che serie sia. Cioè è la parte di Aincrad, ok. Però mi sa che è la parte di avventure fra loro tre. Fra Elizabeth, Lifa e Silica. E ci sono i nastri promozionali del film, quello Ordinal Scale, e questo non ho idea di cosa sia, penso sia ancora più vecchio, penso che fosse sono le prime scene del film, bello. Mentre questi sono Evangelion, questo è il primissimo numero della ristampa di Evangelion, la serie originale, mentre questa non ho idea di che serie sia. Cioè, avevo visto qualche immagine di questa copertina, ma non so che serie sia. Non l'aprirò per non rovinare tutto l'involucro, ma cercherò delle informazioni. Da quello che vedo, c'è Shinji con una console da gioco, qua Gendo, non so, non ho idea di che storia sia, la cercherò. Ora però passiamo alla parte bellissima. Una delle cose che avrei chiesto a mia sorella in assoluto in Giappone erano delle action figure. E non me ne ha portate solo una, ma ben 4. Beh, potrete già immaginare
cosa mi abbia portato. Io gli avevo detto, se c'è, portami qualcosa di Kingdom Hearts. Purtroppo non c'era, ma ciò che mi ha portato è molto grazioso lo stesso. La prima è questa action figure di Shinji del 3.0, ovvero il terzo film di Evangelion. Carina, Shinji è abbastanza sorridente, non sembrerebbe neanche, però molto bella. Molto molto bella. Penso che le action figure siano statiche, ovvero che non si muovono, infatti non vedo giunture. Non la apro perché non voglio rovinare la scatola. E una cosa che mi ha sorpreso è che queste action figure le sponsorizza la Sega. Chi se l'aspettava? Non ne avevo idea. Bene, questa era la prima. La seconda, sempre da Evangelion 3.0, Kaoru. Anche questa sponsorizzata dalla Sega. Se guardo di qua, perché adesso ho il secondo schermo, quindi cerco di inquadrarla al meglio. Molto molto belle. Non le voglio ancora tirare fuori dalla scatola perché voglio che si mantengano. Non so, penso che non le tirerò mai fuori dalle scatole, forse. E infine, Asuka e Rei. Però non con i costumi classici, anche se Rei è più alta di Asuka in questa action figure. C'è il prezzo qui, c'è un po' di help, si rompe tutto, quindi accontentatevi. Sono le Racing Premium Figure di Asuka e Rei, quelle che in Italia costano l'ira di Dio. E tanto per farvi un esempio, in una fumetteria classica, qui nella Bergamasca, non è una critica però, è un dato di fatto, action figure di Evangelion che ti devi montare da solo, costano da sole, prezzo minimo, 70 euro. Mia sorella, dopo che gli ho detto questa cosa, mi fa... Beh, se qua costano così tanto, io non credo di averne speso 70 euro perché te ne ho portate 4. E wow, davvero wow. Io penso che il Giappone sia una terra magica e stupenda. Mia sorella è davvero stata fortunata ed è stata... era davvero contentissima quando è tornata. E spero che un giorno possa andarci anch'io in Giappone, chissà. Magari con la mia ragazza, visto che anche lei vorrebbe fare un viaggio del genere. Magari non un mese, però, una settimana, due, ci starebbe. È un posto davvero magico e spero che un giorno potrò visitarlo. Quindi, signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!